Sviluppo Arte 2013, Bologna, è appena finita la seconda giornata della kermesse per, dedicata ai sviluppatori. Oggi giornata prevalentemente dedicata allo show floor di titoli e compagnia bella, e in contemporanea speech di vari software house o vari esponenti del mondo indie abbastanza famosi e non anche. Cosa abbiamo visto? Seconda giornata, ieri c'è stata per la prima volta questa versione beta che si è tenuta qui vicino in una saletta teatrale, un cinema, sempre comunque mirata al un pochettino più al B2B, comunque parliamo sempre di sviluppatori della scena made in Italy, e oggi invece si è tenuta qui alla Cineteca di Bologna una serie appunto di talk sempre di sviluppatori italiani, si è spaziato dallo sviluppo molto marketing, molto business, si è raccontato lo sviluppo di alcuni giochi, si è parlato di grafica, di sound design, insomma questo sviluppo arte si afferma ancora una volta come il punto di ritrovo degli sviluppatori italiani di videogiochi. Cosa abbiamo visto, Matteo, oggi? Allora, oggi abbiamo visto l'importantissimo che dopo Riot abbiamo finalmente visto qualcosa di concreto, possiamo dire delle animazioni. Sì, Riot è stato decisamente il, se non la punta di diamante, comunque uno dei giochi e progetti più interessanti della giornata. Poi domani ci sarà un'altra giornata, però oggi molto interessante la Riot, c'era Leonard Menchiari che ha presentato, ha fatto vedere il trailer che già si è visto online, poi però ha fatto vedere un po' di retroscena, ha fatto vedere l'editor delle animazioni, come è stato fatto, ha spiegato un po' il progetto, i piani, quali sono. Ha fatto vedere una cosa molto carina, i video reference che lui ha utilizzato, i filmati reali, delle riprese di sommosse e di manifestazioni reali prese dall'alto, e fatto vedere come lui li ha trasformati in videogioco, precisando però che ha provato a partire dalla foto, no? dai fotogrammi dei video per ricalcare le animazioni, però poi si è ritrovato a rifarle fondamentalmente da zero, perché lavora con dei pixel molto grandi, cioè grafica, questo stile grafico in bassa risoluzione molto ispirato a Sorbent Sorcery, no? E c'è anche da dire che comunque ha mostrato come abbia cambiato leggermente l'approccio, perché inizialmente era del tutto in bidimensionale, e invece adesso ha mostrato che invece è creato in 3D, poi l'effetto è ugualmente bidimensionale sullo schermo, però è tutto creato in 3D, e quindi questo gli permette un maggiore controllo sulle luci. Infatti ha mostrato proprio all'interno dell'editor, ha fatto vedere proprio come funziona il sistema di illuminazione, insomma. Vabbè, poi lui abbiamo fatto un'intervista che pubblicheremo a parte, in cui si è parlato un po' del progetto, ma si è parlato anche, si è approfittato per parlare un pochettino anche della connessione del medium videogioco con la questione della violenza, anche la questione politica, quindi insomma speriamo sia venuta un po', è venuta abbastanza interessante poi la ascolterete voi. E altre cose che voi avete visto? Ma io ho visto pochissimo, perché mi sono occupato più del social network e di coordinare un po' tutto. Sì, praticamente ho visto lo speech di Winter is Coming, e parlava più che altro del loro approccio da praticamente amatori, partire da zero per sviluppare un gioco che è più formativo che per la vendita. Infatti adesso ovviamente evolveranno per venderlo su tablet, credo Android e iOS. È un gioco che si basa su uno stile artistico, quindi brevemente ha spiegato di come la storia. C'è questo cattivo che ruba i colori dai vari dipinti, e noi col nostro protagonista entriamo direttamente in questi dipinti, quindi il dipinto diventa lo scenario 3D, e dobbiamo ritrovare i vari colori, recuperare i vari colori. E graficamente le texture non mi sono piaciute, erano un po' statiche, però sicuramente è un progetto comunque di formazione, fatto da persone che ci hanno messo l'esperienza che avevano, quindi poca, e piano piano si sta evolvendo, quindi sicuramente ha un buon futuro, cioè può evolversi tranquillamente.
basta, visto, purtroppo ho visto solo questo. Voglio ringraziare i 16 utenti che si sono collegati al live streaming. Che ho visto, sono rimasti piccoloso a guardare questa folla che ogni tanto si muoveva. I 16 bit, rigorosamente. Stile retro, no? Fatto sì, e credo che ci sia stato anche abbastanza successo per quanto riguarda il live tweet. Credo che il retweet con la partecipazione da parte di altre persone anche all'interno dello Sleep Party, quindi credo che sia andato bene come esperimento di coverage. È stato un primo esperimento, poi però non te la dirare. No, beh, però visto che gestisco la solo parte social, allora... Non è che no, eh. Invece io, vabbè, stamattina ho visto il talk di Paolo Taglier che ha raccontato la genesi di Mirror Moon, che è il gioco che assieme ai ragazzi di Santa Ragione è arrivato all'IGF di quest'anno tra i finalisti. Ha raccontato di come è nato come un progetto della Global Game Jam a Genova nel 2012, e come è stata un'idea molto sperimentale, dettata anche un po' dalla fretta, e come che era veramente un'idea sperimentale è stata ottenuto un enorme interesse prima da l'Indiegate e altre manifestazioni, l'Experimental Gameplay Project, e poi successivamente è arrivato in finale all'IGF. Cosa importante, ha ottenuto praticamente un lasciapassare per Steam. Fondamentalmente nelle prossime settimane o l'estate, quando sarà pronto, questa versione potenziata di Mirror Moon sarà pubblicata a pagamento su Steam, che è una grossissima cosa, visto che è difficile, cioè arrivare su Steam è una sfida per moltissimi. E non ha rivelato tutto, perché poi a quanto pare il concetto di Mirror Moon è stato espanso parecchio, si è accennato anche a Fotonica, dovrebbero esserci novità anche da questo punto di vista, che era Fotonica era il running game precedentemente pubblicato realizzato da Santa Ragione, forse si parla di una versione iOS della quale si vociferava da un po' di tempo. Insomma, stiamo a vedere pure da questo punto di vista. Nicolò? Io ho seguito il talk dei ragazzi di Bad Seed e ho avuto poi modo di intervistare Roberto, che è il founder e uno dei founder, e hanno parlato della loro esperienza, che è molto interessante, in quanto loro hanno iniziato come qualsiasi altro studio indie, insomma erano in pochi nel loro piccolo studio, e improvvisamente hanno trovato questa cosa che si chiama la Game Connection, per la quale sono riusciti ad ottenere un posto e a trasferirsi sostanzialmente in Estonia per 3 mesi, che voglio dire è comunque un grande salto. Insomma, uno è a casa a fare giochi eccetera, e improvvisamente da un giorno all'altro prende e si trasferisce in un paese che poi loro ci scherzavano su, dicevano non sapeva neanche dove era, cioè non sapeva, pensavano fosse da tutt'altra parte. Gigantesco mercato estone. Esatto. E faceva freddo, esatto. Quindi anche da parte loro comunque è stato abbastanza difficile questa cosa. Però appunto diceva che è stata un'ottima esperienza, perché questa cosa li ha portati a confrontarsi con tante personalità importanti, tante personalità che all'interno del settore, che lavorano all'interno del settore da anni, sia dalla parte grafica, sia dalla parte del suono, marketing, eccetera. E quindi appunto hanno avuto un sacco di feedback e di consigli che li ha aiutati a migliorare la loro visione del game development. Ma c'è altro? No. Noi ieri, giusto brevemente, sì. Ieri c'è stata, tra le cose interessanti della giornata di ieri, c'è stata la notizia che si terrà, almeno una promessa da parte del Politecnico di Milano, che si terrà l'anno prossimo un chapter, una sede della Global Game Jam a Milano, quindi oltre a quella di Roma, oltre a quella di Catania,
oltre a quella di Genova. C'è stata questa promessa del chapter 2014 a Milano. E io ho già le date della prossima sviluppo party. Che è? Ah, sì. 9-10-11. 9-10-11. Sì, ho parlato prima con Ivan e infatti dovremo dopo ufficializzarlo sui vari social, forum, post, sul blog, eccetera, eccetera. Domani ci sarà un'altra giornata di talk, incontri, interviste, eccetera, eccetera. Poi vi racconteremo domani. A posto. Grazie. Ciao. Ciao.